fai presto. Maria Antonietta, guarda che è ora che imparasti pure tu. Tu e le tue sorelle. Perché tu a che te hai cominciato? Io avevo 14 anni. Io ho sempre amato guardare nonna. A me mi affascinava quando nonna cuciva. Mi incuriosiva sta cosa qua. Sapeva ricamare, quante cose mi sapeva fare. All'unginetto. E non solo, quanti vestitini vi ha cuciti. Poi, quando hai preso la prima comunione, ti ha ricamato un lenzuolo. Poi pure Elvira. Raffaele, tu sei stata un pochino sfortunata perché il tuo lenzuolo è rimasto a metà, non l'ha finito di ricamare. Nonna ricamava, aiutava nonno, quante cose faceva. Poi non ne parlammo con i poveri. Una volta andai da nonna, era il periodo estivo, io sentivo la doccia che... Ti ricordi? Tu eri già grandicella. Mamma, chi ci sta in bagno? Tu stai da sola. State zitta, è venuta una povera figliola. Una povera... Sì. Era una zingara e invece si è fatta la doccia. Ma mi ha fatto una pietà, disse. Quella avrà la tua stessa età. Gli ho dato il bagno a schiuma, un asciugamano pulita e si sta un po' rinfrescando. Nonna, questa era. Il suo ideale, le persone che lei amava erano i più piccoli, i poveri. Nonna, con quel dolore che aveva, un tumore che l'ha stroncata in 4 mesi. Ma nonostante il dolore, nonostante la morfina che le veniva iniettata, lei continuava a sdrammatizzare su tutto, addirittura sulla sua malattia. E noi dobbiamo prendere esempio da queste cose qua, essere non una famiglia chiusa, famiglia allargata verso il prossimo. Cercare di dare speranza, perché poi un giorno queste cose torneranno pure su di te. Prendiamo esempio nella perseveranza, nell'ottimismo, nonostante ci sia il dolore. Lei lo diceva sempre, non ci vogliono grandi tasche per contenere la speranza. Il segreto sta tutto qua.